Allora ragazzi, come state? Benvenuti a Montelago. Quest'anno mi sono portato la mia fantastica Polaroid dell'Alitalia con delle cartucce che sono quelle nuove, Polaroid Original, quelle moderne. Queste qua sono le Tropics Edition che avevo comprato con sopra le palme. Mi sembrava un buon contesto questo qua, molto estivo per provarle. Quindi adesso andrei a caricarle e farei fuori questi 20 euro di 8 scatti per portare a casa un po' di bellissimi ricordini del nostro magico Montelago. C'ha 30 anni questa macchina fotografica. E adesso sono pronto per scattare. Vediamo un po' come vengono. Pellicole moderne su macchina fotografica vintage. Quanto è perfetto un posto così per le fotografie. Adesso c'è il sole un po' coperto, ma il flash è bello potente. Ho appena fatto i primi due scatti. Le cornici sono molto carine. Non valgono i 20. Cioè, valgono i 20 euro se la prendi con l'ottica di usarla per un'occasione speciale quale Montelago. Però sì, adesso vediamo. Tra 15 minuti le tiro fuori dalla tasca. Le sto tenendo coperte alla luce in modo che non vada ad interferire con lo sviluppo e vediamo come si sviluppano, se sono belle. Spero tanto che vengano meglio delle Impossible, perché le Impossible non so, non mi piacciono proprio, c'hanno, secondo me si sono già sviluppate. Madonna che bella che faccia, raga, è bellissima, è veramente bella. Guarda che colori pazzeschi. Ed è super nitida. Sembro morta. Sì, secondo me comunque la soluzione migliore è fare macchina fotografica vintage con pellicole nuove. Guardate che bomba, sono veramente belle. Anche questa qua di scrolli, guarda che bella che è super bella. Sono veramente contento di averle portate a Montelago. Comunque sono una cioè guardate la nitidezza, non è nulla in confronto la cornice è stupenda, ma poi sono anche stupende in confronto alle Impossible. Raga, non lasciate perdere le Impossible, spendete, ma in realtà si spende anche di meno, prendete le Polaroid Original e fate le cose per bene. Cioè, è veramente bella sta foto. È proprio il genere di fotografie che usano per pubblicizzare Polaroid. Hai visto che bella, zio? È stupenda. Sì, bella però. Dai, poi la scannerizzo e te la mando. Questo posto qua, questi spalti sui quali non ero mai salito, sono perfetti per fotografare Montelago più o meno dall'alto. Non ho il drone, ma comunque la foto la voglio fare con la Polaroid. Me ne manca questa, mi sa. Questa è un'altra, poi ho finito la cartuccia. 10 minuti si sviluppa. Siate family friendly un attimo. Allora vediamo se è venuto bene. Voilà, che figata raga, finalmente ho una Polaroid vera bellissima di Montelago. Quanto è bello l'accampamento da qua, è stupendo. Sono un botto di tende. Quelli della protezione civile dicevano che si aspettavano 20.000 persone, non so se siamo in 20.000, però guardate che popolo quest'anno. Secondo me la soluzione migliore è utilizzare le macchine fotografiche vintage della Polaroid con le pellicole Polaroid Originals moderne. È vero che costano un po' di più rispetto alle I-Type, queste qua ti costano 2,50 euro ad ogni scatto, le I-Type 2 euro. Però secondo me se avete già una macchina fotografica vintage vale la pena di tenere quella e non fare assolutamente l'upgrade alla One Step 2. Anche perché questa qui l'ho trovata stamattina su eBay a 25 euro, identica. Magari ce l'avete in casa e non lo sapete, potete chiederla ai vostri cugini, ai vostri zii, ai vostri nonni, qualcuno magari ve la presta e pagate soltanto le pellicole. Le pellicole sono veramente molto belle, un salto di qualità impressionante rispetto alle classiche Instax Mini, non soltanto per dimensioni, cioè questo è per farvi capire la differenza a livello di dimensioni. Le Instax Mini sono nulla in confronto alle Polaroid. Le Polaroid sono molto più belle anche perché sono più spesse, sono più solide. Le Instax invece sono proprio, no? Carta. Queste qua invece cartoncino. I neri sono al posto giusto, la nitidezza è ottima, i colori sono vintage ma non eccessivi come quelli delle Impossible. Le cornici sono molto molto belle, ma queste fotografie ve le ho già fatte vedere. Questa è un'altra foto di Montelago che mi piace molto perché ha dei colori veramente pazzi. Tra l'altro il sole era alle spalle di Nicolò, che però è perfettamente illuminato perché comunque il flash va a riempire quella mancanza di luce, ti viene un'immagine, non dico perfetta perché comunque è particolare, però a me piace tanto. Questa qui è la foto dell'accampamento, i colori sono abbastanza fedeli, ovviamente c'è quella patina di vintage che però non mi dà fastidio. Questa foto è un po' più slavata, è stata fatta al cartellone con lo spirito di Montelago, con il testicolo che esce dal kilt, e è un po' più opaca perché il flash qua non ci voleva. Questa fotografia ci tenevo a farla al Defender Ambulanza, però non è stata inquadrata bene, l'ho fatta un
po' all'ultimo secondo perché c'era quella macchina lì dietro che arrivava e avevo poco tempo. E queste diciamo che sono le foto che mi sono venute male, o meglio, questa qua di Anthony va bene, cioè diciamo che è una foto un po' a caso che non serviva a farla con la Polaroid. Questa qua è semplicemente venuta troppo scura perché appunto era notte. Stupido io che ho voluto fare la fotografia perché te dici tanto il flash è potente, funziona. In realtà no, comunque pienamente approvate. Io andrò avanti a scattare con questa, però la One Step 2 la tengo perché così se Polaroid lancia delle pellicole particolari compatibili soltanto con il, cioè quelle high type, almeno ce l'ho piuttosto che venderla per magari farci 50 euro che poi comunque spenderei in pellicole. Quindi sì, secondo me se avete una Polaroid vintage vale la pena di usarla, non vale la pena di fare l'upgrade a una One Step 2. E Polaroid sponsorizzami, guarda quanti soldi ti sto dando.